Siamo con Erika Chilese, trainer e life coach. Buongiorno Erika. Buongiorno Patrizia. Oggi parliamo di affermazioni, sempre secondo il metodo Louise Hay, e il lavoro con lo specchio. Sì. Allora, ecco Erika, cosa sono le affermazioni appunto secondo il metodo Louise Hay? Secondo il metodo Louise Hay, un'affermazione è tutto ciò che dico e che credo su me stesso, sulla vita e sugli altri. Quindi tutto origina da un pensiero. Un pensiero è qualcosa che passa per la nostra mente, può essere momentaneo, può essere casuale, e può essere un pensiero che passa una volta e poi non passa più. Oppure può essere un pensiero che ogni volta che passa noi a quel pensiero diciamo sì, è esattamente così, sì, è proprio così. E facendo questo, quello che finiamo per fare è rendere quel pensiero credenza. E una volta che è diventato credenza, quello che noi facciamo è vivere la nostra vita e filtrare la realtà che ci circonda partendo da quel pensiero, e quindi cercheremo nella realtà la conferma di quello che noi pensiamo. E una cosa importante a riguardo dei pensieri è che i nostri pensieri influenzano anche le nostre emozioni e influenzano quindi anche le nostre azioni. Quindi è importantissimo essere consapevoli e coscienti dei pensieri che abbiamo e delle credenze che abbiamo, proprio perché influenzano anche i nostri stati d'animo, e da quegli stati d'animo noi poi agiamo nella vita di tutti i giorni. Certo, quindi sarebbe un passo molto importante già questa consapevolezza. Sì. Però facciamo un esempio. Io sono convinta che nella mia vita nessuno mi aiuti e di non trovare mai un appiglio o un appoggio. Come sì, posso fare? Se sono convinto, per esempio, che nella mia vita nessuno mi aiuti, è molto probabile che magari questo è stato un pensiero inizialmente, poi ho cominciato a dire sì, in effetti è vero, e a cercare nella realtà conferma, che ovviamente non faticherò a trovare per chi è convinto di qualcosa. Certo. E quindi quello che vedrò saranno esattamente tutte le persone che non mi hanno aiutato nella mia vita, che non mi hanno dato quell'appoggio che desideravo. E più mi dico nessuno mi aiuta, più creo dentro me stesso stati d'animo che probabilmente assomiglieranno molto alla tristezza o alla rabbia o alla delusione, e da quegli stati d'animo agisco, e quindi allontano ancora di più le persone, oppure mi chiudo ancora di più in me stessa, oppure non sono in grado e non mi do il permesso di vedere l'aiuto degli altri, perché magari anche per chi è convinto che nessuno mi aiuta, in realtà non è che le persone non lo aiutano o non l'aiutano, è molto più probabile che la persona, essendone convinta, noti tutto quello che è non aiuto e che magari non si dia la possibilità di vedere che in realtà c'è qualcuno che la sta aiutando, che lo sta aiutando. Certo, quindi parte già con una convinzione, no, sì, sua. E quindi allora come riprogrammare la nostra mente se siamo soliti a fare dei pensieri che poi alla fine ci danneggiano? Sì. Insomma, detta così un po'. Quello che possiamo fare, appunto, come hai detto tu, è riprogrammare la nostra mente attraverso un grande lavoro di consapevolezza, che nasce dal renderci conto quali sono le nostre credenze limitanti e depotenzianti, quindi quelle credenze che non ci aiutano a dare il meglio di noi, e cambiarle. E a questo proposito Louise Hay ha proprio creato il sistema delle affermazioni. Le affermazioni partono sono orientate al risultato, quindi nell'affermazione dico quello che voglio ottenere, e un'affermazione può essere un'affermazione che mi aiuti, per esempio, a vivere meglio un momento della mia vita, o a imparare a gestire un certo stato d'animo, o migliorare, insomma, le mie capacità. Ti faccio un esempio. Se per esempio sono convinto che non sono abbastanza bravo, che non sono capace, un'affermazione che posso utilizzare, quindi una convinzione potenziante che posso nutrire nella mia mente, è: ho in me tutte le capacità per riuscire in quello che faccio e a migliorare, per esempio. E non c'è il rischio magari che ripetendo delle affermazioni, magari creandole nella maniera sbagliata, non ci creiamo anche delle aspettative che non possiamo raggiungere, quindi che l'affermazione ci in qualche modo tiri indietro anziché portarci avanti? Può succedere. Una cosa che di solito, di questo ne parliamo durante i corsi, e insegno alle persone come creare le affermazioni, c'è tutto un modo per sì, perché sennò sì, come dici tu, il rischio è quello di magari lavorare in maniera non utile, non funzionale, per esempio utilizzando i non. Una cosa che ci troviamo spesso a dire è: non voglio più un partner così.
E quello che in realtà non ci rendiamo conto è che stiamo affermando voglio un partner così, perché il nostro inconscio non percepisce la parola non. Utilizzare le affermazioni è come piantare, dice Louise Hay, un seme nel terreno. E all'inizio, ovviamente, quello che iniziamo ad utilizzare è un pensiero, un nuovo pensiero che ha bisogno di diventare credenza. E per diventare credenza c'è bisogno di utilizzarlo e di lavorarci e di ripeterlo durante il giorno. E di lavorarci con le emozioni soprattutto, perché sennò rischia di essere solo un lavoro mnemonico e di autoconvincimento, che non è quello che Louise insegna. Quindi piantiamo il seme nel terreno, lo annaffiamo, ci prendiamo cura di quel seme fino a farlo diventare pianta. E quando vediamo spuntare un piccolo germoglio, non ci arrabbiamo con quel piccolo germoglio dicendo: ma insomma, è tutto qui? Anzi, Vabbè, siamo super certo. felici e comunque continuiamo a prenderci cura di quel piccolo germoglio fino a quando diventa pianta e fino a quando poi fiorisce. La stessa cosa succede con le affermazioni, quindi tanto lavoro e tanta costanza, ma anche tanto divertimento Infatti, nell'utilizzarle. infatti. Ecco, allora, un altro, diciamo, punto importante del metodo di Louise Hay per le affermazioni è quello di ripeterle davanti allo specchio. Perché? Il lavoro con lo specchio, infatti, è qualcosa a cui Louise Hay tiene molto e qualcosa che Louise Hay insegna sempre alle persone. Il lavoro con lo specchio ci aiuta ad entrare molto più facilmente e con molta più velocità in contatto con la nostra parte più intima, la nostra parte più emotiva, più emozionale. E quando entriamo in contatto con noi stessi e con queste emozioni, quello che succede spesso è che vengono fuori le nostre resistenze. E quindi usare lo specchio è un modo molto utile per parlare a noi stessi ed entrare in connessione con noi stessi, quindi ci evita di fare un lavoro mnemonico e ci aiuta a connetterci in profondità con quelle che sono le nostre emozioni e quello che insomma è nascosto dentro di noi. Bene, allora, grazie Erika Chilese e alla prossima. Grazie a te.